Primi mesi di M2O sotto la gestione di Albertino, come sono andati? Faccio un punto di vista assolutamente personale, una specie di bilancio e alcune considerazioni tratte dall'ascolto della radio, più interessante per noi DJ. Dopo la sigla. Albertino è stato incaricato direttore di M2O all'inizio dell'anno ed è entrato in vigore, diciamo così, la sua impronta a partire dal 1° aprile e non era uno scherzo. È cambiato veramente tutto, anche con degli strascichi polemici da parte di chi è stato fatto fuori, perché comunque il primo passo della gestione Albertino è stato un reset completo dei programmi e dei personaggi della radio. E quindi vediamo poi come effettivamente si è concretizzata questa sua gestione. Partiamo da un presupposto. Ci vogliono mesi, anche anni, per fare una radio. Quando M2O nacque, non era subito pronta e subito al 100% di quello che è stato poi nei mesi e negli anni successivi. Nasce un'idea, si concretizza, si sviluppa, però per entrare a regime ci vogliono comunque dei mesi di assestamento. E questi sono quelli che sta passando adesso M2O. Pur essendo comunque in una struttura importante, pur avendo l'esperienza di Albertino, che è assolutamente indiscutibile, siamo comunque in una fase di transizione e ancora non si è concretizzata. E questo è un primo dato. Si possono fare delle impressioni così a caldo, delle idee, dei commenti, ma sappiamo che ancora la impostazione di M2O non è comunque definitiva, è una fase ancora di test. Però sono passati 6 mesi pieni, quindi alcune cose si possono già dire. È stata molto interessante l'intervista di Albertino a Montemagno che allego in descrizione. In tanti hanno criticato il fatto che sia un po' immodesto, però Albertino può piacere o non piacere, ma il suo nel campo lo sa e questo è indiscutibile. Non ci sono altre figure di rilievo così importante nel panorama radiofonico italiano come quella di Albertino per quel determinato ambito che è la musica dance. Comunque sia, lui ha molto chiaro l'impronta che vuole dare alla radio. Che poi riesca effettivamente ad ottenere dei successi come ha fatto in passato, questo comunque non dipende solo da lui, però la sua impostazione è chiara ed è quella di una radio ritmica. Pochi speaker, pochi momenti di parlato e tanta musica. Allora la prima considerazione che possiamo fare è sulla musica. La musica che anche lì, le prime settimane, era una programmazione un po' così molto discutibile, a distanza di 6 mesi inizia ad avere una caratterizzazione molto ben definita. Si parla di musica dance, veramente, si parla di musica tendenzialmente house, comunque di stampo radiofonico. E poi c'è tutto l'ambito del pop e reggaeton che non è trascurabile per chi fa dance attualmente. Adesso M2O ha un'impronta definita sulla musica e soprattutto ci sono dei dischi che passano solo su M2O e questo è molto importante. Albertino è tornato a fare lo scopritore di talenti, diciamo così, e il caso più eclatante è quello di Medusa, che prima che diventasse una hit a livello internazionale, è stato promosso lungamente da M2O anche con il dovuto anticipo. E continuavano a dire molto spesso progetto italiano in esclusiva su M2O. E questo è un dato molto importante. M2O che può fare da apripista per quello che poi verrà suonato nelle radio, nei club, anche nel resto del mondo. E questo è un ruolo che sinceramente la vecchia M2O aveva perso di gran lunga. Ma lasciamo stare i commenti sulla gestione musicale di chi c'era in precedenza. Quello che manca però, causa ovviamente la scelta voluta, sono i personaggi e i programmi. Fondamentalmente le voci di M2O, che sono ok, giovani, che hanno le loro caratteristiche, vanno bene. Però nessuno spicca in modo particolare. Non ci sono i DJ, non ci sono i personaggi. Quindi sarà difficile che ci sia
qualcuno in giro from M2O. E questa può essere una scelta ben definita, di contro però da ascoltatore si perde la voglia di ascoltare quel programma piuttosto che un altro. È comunque un flusso unico, abbastanza definito, nel quale si inseriscono delle voci che accompagnano la musica. Certo è che se M2O doveva essere sponsor di serate revival, come avveniva nella gestione precedente, sinceramente fa un po' tristezza per quella dovrebbe essere la radio di punta del panorama dance italiano. Sinceramente ci si aspetterebbe una serata anni 90 from un altro tipo di radio. Però questa parte è stata abbandonata giustamente, di lì ad avere poi qualche voce, volto di M2O sui palchi nazionali e internazionali ce ne corre e sinceramente la vedo piuttosto remota come eventualità. M2O è partner di vari festival in Italia, però ancora non esce così tanto. Albertino sta puntando sul format DJ Time, che comunque ha la sua storia, il suo percorso, i suoi personaggi. Mancano però gli eventi targati M2O. Non è dato sapere se li faranno, comunque sia, potrebbe essere uno sviluppo successivo. Ci tiene però Albertino a sottolineare che la partnership con i festival, quindi in qualche modo il voler rientrare sul territorio da protagonista. Hanno preso tutti i vari DJ internazionali per i mixati di durante la sera o del sabato o nel weekend e ci tengono da questo punto di vista ad avere l'esclusiva di Benassi, Ghetta, e Alicante e quant'altro. E anche questo è un passo molto importante. Ci saranno però dei programmi che spiccheranno dal punto di vista del mixato per la caratterizzazione musicale? Non è dato saperlo, molto probabilmente no. C'erano in passato dei programmi molto interessanti musicalmente, dei mix molto interessanti, che adesso questo aspetto si è un po' perso. Però è comunque una scelta legittima e consapevole quella di avere i grandi nomi. Staremo a vedere se questa cosa porterà i suoi frutti. In definitiva, molte delle critiche che erano state mosse a prescindere alla nuova M2O si sono rivelate piuttosto infondate. Prima di tutto, i vecchi personaggi, quelli in gamba, non hanno difficoltà a lavorare, non hanno bisogno del carro M2O per trovarsi le serate o per vendere i propri dischi. Chi ha avuto bisogno di questo vuol dire sinceramente aveva poco da dire. Infatti possiamo vedere a distanza di tempo chi lavora e chi no. Di conseguenza, coloro che si sono lamentati del non vedere più il loro beniamino in onda su M2O possono comunque trovare i loro personaggi, a maggior ragione nell'era dei social. Chi è stato in grado di costruirsi un proprio pubblico se l'è tenuto, chi invece era lì per chissà quale motivo è sparito nel nulla e sinceramente non ne sentiamo neanche la mancanza. Vedremo cosa porterà questa gestione di M2O, come si concretizzerà, se torneranno ad esserci dei programmi veri e propri e dei personaggi veri e propri. Staremo a vedere. Nel frattempo rinnoviamo il nostro in bocca al lupo ad Albertino e ti direi di farmi sapere cosa ne pensi nei commenti, se ti piace questa linea, in cosa si potrebbe migliorare o cosa secondo te non funziona per niente. E continuiamo a discuterne così, nella maniera più pacifica possibile come abbiamo sempre fatto, parlando di ciò che ci interessa di più, ovvero la musica. Continua a seguirmi nel frattempo sul canale di Essere DJ Oggi.